In uno dei più disperati derby del dopoguerra, la derelitta Lazio è riuscita a battere la Roma. Inoltre il punteggio di 2-1 è generoso per i giallorossi. La Roma va in vantaggio per prima con questo gol su Mischia segnato da Giuliano. Ma la gioia dei romanisti è di breve durata. Rozzoni, solo davanti a Panetti, scaraventa in rete un bolide inafferrabile. 1-1. Ora è la volta dei laziali a complimentarsi con l'autore del gol. La Lazio insiste, Franzini batte un corner e Rozzoni con un fantastico tuffo infila la porta di Panetti, sorprendendo la difesa romanista. Nella ripresa la Roma tenta di reagire, ma Pezzullo con ottimo stile para un tiro al volo di Menichelli. Franzini centra e mentre Panetti esce a vuoto, Rozzoni tocca a Pozzan che colpisce male la palla tirando fra le braccia del portiere avversario. Punizione per la Roma, batte lo Iacono e Orlando caccia in rete Pezzullo e il pallone. L'arbitro De Marchi giustamente annulla. Per i romanisti una partita da dimenticare, per i laziali due punti di speranza.